Sì, è stata una partita fantastica, soprattutto il secondo tempo. Il primo tempo abbiamo faticato un pochino a trovare le nostre idee di gioco e abbiamo preso un gol purtroppo che ci ha un po' buttati giù, un gol su un calcio d'angolo, non abbiamo fatto subito fallo e ci sono ripartiti e abbiamo preso gol. Però la squadra è stata bravissima, tra il primo e il secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e credo che il secondo tempo c'è stata una sola squadra in campo. Abbiamo fatto la squadra che bisogna fare in questa categoria. Abbiamo fatto tutte e due le fasi, e cioè abbiamo giocato sia di fioretto, sia anche in modo sporco qualche volta, ma questa categoria ci insegna che bisogna fare questo. Secondo tempo, ripeto, penso che c'è stata una squadra solo in campo anche a livello fisico. Ha surclassato il Nardò in tutti i reparti e credo che alla fine abbia fatto una vittoria importante che ci fa fare un ulteriore salto e soprattutto raggiungere quell'obiettivo che era di vincere la terza finale e ci siamo riusciti. I ragazzi sono stati encomiabili, bravissimi, trascinati da un grande pubblico e credo sia stata la partita perfetta. Con Ginestra cosa vi siete detti a fine gara? Ma eravamo felici, contenti soprattutto per la società, per i ragazzi che stanno facendo dei sacrifici enormi ed era giusto ripagarli in questo modo e soprattutto per farci il Natale sereno con le nostre famiglie, che con una vittoria è ancora molto più importante. Ma noi sembra una fase fatta, ragioniamo partita dopo partita, il nostro percorso è questo. Guardare la prossima, ora però mi sembra prematuro parlare già di questa partita, ora è giusto che ci godiamo un po' le nostre famiglie, ci facciamo un sereno Natale, poi il 27 pomeriggio quando rientriamo cercheremo di pensare a quello che poi sarà la Cavese, ora è giusto goderci un po' di vacanze e staccare un po' la spina perché negli ultimi 2 mesi è stata bella tosta, ci sono state tante partite, quindi godiamoci queste festività natalizie e poi penseremo alla Cavese.